Battaglia Terme, che paese curioso, sospeso tra acqua e monti, ha una duplice identità, i colli euganei e i canali d'acqua. La storia di Battaglia è da sempre legata all'elemento acqua, i suoi canali navigabili, ma soprattutto la sua acqua termale, da sempre elemento di attrazione e motivo di sosta per numerosi personaggi illustri. Ad esempio, il famoso poeta Francesco Petrarca, o il medico padovano Michele Savonarola, o ancora il filosofo francese Michel de Montaigne e il romanziere francese Stendhal. Il viaggio da Venezia me lo ricordavo più breve. Perbacco! 3 secoli fa, quando venivo a farmi le cure nella mia bella grotta, il tragitto in barca durava molto meno. E la prossima volta vengo in bicicletta. Ma guarda se un nobile aristocratico del 700 come me deve viaggiare in codeste condizioni. Ecco, 20 zecchini. Siete contento ancora? Potete andare. Alla grotta si accedeva facilmente dal fabbricato in cui è in parte incorporata, chiamato le Terme di Sant'Elena. Ma cos'è successo? È buio. Una lampada. Le terme di Battaglia erano conosciute ed apprezzate dagli antichi romani sin dai primi anni d.C. In particolare era nota la grotta sudatoria di Sant'Elena, poiché era l'unico bagno di vapore naturale esistente nella zona delle terme padovane e che dette anche il nome al Colle della Stuva. La grotta è divisa in 3 ambienti, inferno, purgatorio e paradiso, in funzione della temperatura del vapore. Che peccato! Che tristezza! Lasciato andare. Mi ricordo i colori, i vapori dell'acqua termale e il gorgoglio. L'originalità di questo ambiente sta nelle vegetazioni che si formano sulla roccia calda,
Ci sono muffe che, fuse con le incrostazioni saline, assumono colori che variano dal rosso al verde al grigio e che potrebbero far pensare a qualcosa di artificiale, mentre è solo opera della natura. Ma ora che mi sovvengo, qui c'era una panca di marmo pregiato. Dove sarà andata a finire poi? Ma se lo sapevo prima, fare tutta questa strada, perdere tutto questo tempo per arrivare qua e trovare tutto abbandonato. Ah, averlo saputo prima. Chi ha chiuso la porta? Apritemi! Apritemi! Non c'è nessuno! Apritemi! Non mi toccherà mica aspettare qua altri 30 anni! Anche tu il nostro luogo del cuore. Puoi farlo online nel sito iluoghidelcuore.it cercando la grotta naturale termale di Sant'Elena di Battaglia Terme.